Ancora arresti per 'Ndrangheta. Oggi è toccato ai carabinieri del comando provinciale di Varese mettere a segno l'ennesimo colpo alle cosche calabresi. In soli 4 giorni sono finiti così in manette circa 100 affiliati ai clan delle province reggine e crotonesi. Nel corso dell'operazione denominata Bad Boys in Lombardia, alle prime luci dell'alba, i militari dell'arma hanno tratto in arresto 39 affiliati alla cosca Farao Marincola di Ciron Marina, che operava nelle province di Varese e Milano, ed in particolare nelle zone di Lonate Pozzolo, Busto Arsizio, Gallarate, Malpensa e Legnano. Gli arresti sono stati effettuati su tutto il territorio nazionale. Secondo quanto è emerso dalle indagini, il gruppo criminale aveva posto in essere una vera e propria conquista del territorio al fine di sfruttarne al meglio le potenzialità economiche. Le indagini sono iniziate nel 2005 in seguito agli omicidi di 3 componenti della stessa organizzazione, Cataldo Murano, Giuseppe Russo e Alfonso Murano. L'organizzazione sfruttava una struttura piramidale che aveva consentito di costruire in Lombardia una rete di soggetti affiliati alla 'Ndrangheta e autonomi nonostante i connotati fortemente mafiosi dell'organizzazione. A capo del gruppo lombardo c'era Vincenzo Rispoli, 47 anni, di Cirò, in provincia di Crotone. Accanto all'organizzazione più strettamente mafiosa ce n'era un'altra prettamente criminale, capeggiata da Antonio Esposito. Il gruppo era dedito a estorsioni nei confronti di commercianti che, se non obbedivano, venivano puniti. Dalle indagini è emerso anche un caso di tentato omicidio, come anche lo sfruttamento della prostituzione, estorsioni a locali pubblici e imprese di Varese e Legnano, rapina, usura, incendi, traffico di armi e di esplosivi, riciclaggio, il tutto finalizzato a un meticoloso accumulo di capitali destinati ad essere riciclati in Italia e all'estero.